Ciao ragazze, eccoci qua nella mia bunny car, che ora è invasa dai pacchi pacchettini perché sto andando a mia zia a portare i regali di Natale. E niente, sto aspettando Cri, che è un pochino in ritardo, quindi ho detto, già che ci sono, faccio due parole con le mie super amiche di YouTube. Intanto mi aggiusto la frangia. Vi dico anche l'outfit di oggi, che è molto molto easy perché è un outfit corsa agli ultimi regali, perché me ne mancano due dal 23 di dicembre. Praticamente ho il mio giubbottino verde di Sylvia Nietzsche, che conoscete ormai tutte. La felpa della, come cavolo si chiama, Fix Design con mammolo. Poi ho un paio di pantaloni mimetici che mi avete visto forse in un video poco tempo fa. Scaldamuscolo marrone e le mie Nike, quelle grigie e oro. Il trucco è il make up 110 che ho fatto oggi e che caricherò spero stasera, massimo domani. Orecchini OVS e direi basta, niente di che. L'unica novità sulle mani, questo anellino nero che mi sono comprata da Traverso Cadeau, che mi serve per fermare l'anello di Cri. È passato un tizio e mi ha guardato come se fossi una pazza, ma fa niente. Il mio fidanzato è in ritardo, amore, dove sei? Quelle sono le scalette dalle quali dovrebbe arrivare, ma ancora niente. E nulla, direi che mi pare di aver detto tutto. Il cielo oggi qua a Genova è così così, speravo venisse un po' bellino, ma è mezzo nuvoloso. Il tic tac che sentite sono le quattro frecce. Vi faccio vedere Mr. Chuck perché è troppo carino, l'ho preso con i chupa chupa dal tabacchino all'Ipercop, era troppo bello. Ma che carino quel chupa chupa, Mr. Chuck. Le super chicche le conoscete già. E in macchina non ho molto di più se non SpongeBob, che è laggiù nell'angolino, che l'ho preso alla Fiumara un paio di sere fa. Nota negativa della giornata, mi si è rotta un'altra volta un'unghia. Ora si è incastrata, quindi no, eccola lì. Toh. Cioè, mi sta passando la voglia di farmele, nel senso che le ho fatte giovedì 13, domenica erano rotte già due unghie, lunedì eravamo a quota 4, al che giovedì dopo, quindi a una settimana da quando le ho fatte, sono andata a farmele risistemare. Oggi è di nuovo domenica, quindi tre giorni fa le ho fatte sistemare, se ne è aperta un'altra. Cioè si è tirato praticamente su tutto il gel e mi si è spezzata la mia, che ovviamente poveraccia è molla e si rompe se il gel si stacca. Quindi, ora vedo, mi tengo ormai queste fino al 3 gennaio. Provo a rifarle a gennaio. Se si scassano di nuovo tutte me le levo, perché mi sono veramente rotta le palle. Cioè, un conto è fare il gel e io ormai lo faccio da 4 anni, direi, 4 o 5, 4, avere il gel e avere le unghie a posto. Se ogni volta che faccio il gel, poi dopo una settimana mi devo cominciare a incerottare, a riempire di colla perché mi saltano le unghie, mi rompo le balle. Quindi datemi anche un consiglio voi se vi viene in mente qualcosa, se pensate, ho sentito parlare dello smalto semipermanente. Voi che ne pensate? O meglio, sapete qualcosa a riguardo? E se no mi era anche venuta la voglia di imparare a farle e farmele da sola, però un macello, io già ho poco tempo, vabbè, vediamo un pochino. Nel frattempo, visto che è il 23 dicembre, vi rompo le balle ancora una volta con gli auguri, auguroni chicche e alla prossima, ciao!